Allora, nella prima parte abbiamo parlato di un dubbio sano e che in realtà è foriero di fede e non la esclude. E abbiamo anche condiviso le parole del mio amatissimo maestro Fabio, sperando che non vengano manipolate e fraintese. Ho fiducia che sempre più persone siano pronte, aperte, intelligenti, mature. E possano comprendere come tutto questo serva semplicemente a farci fare dei click interiori, non a riempirci la testa di un nuovo sapere anziché di quello vecchio. E come diceva Padre Mariano, diceva che sarebbe giunto un'epoca in cui la gente semplicemente si stanca del sapere e non cerca un nuovo sapere al posto di quello vecchio, ma sente il richiamo a ciò che è oltre qualsiasi sapere, no? E questo sarebbe il passaggio dalla piramide, diciamo, di pietra alla piramide simbolicamente d'oro nel linguaggio che abbiamo usato oggi. Vi ricordo che se siete dietro a cose esoteriche, le cose esoteriche non finiscono mai. Dovete sempre saperne di più, dovete sempre conoscere di più, dovete sempre leggere di più. E questo è una trappola. State quindi attenti, usatele e andate oltre. Allora l'esoterismo stesso è buono. Ripeto, chi parla è consapevole che dietro alle piramidi, al simbolo del dollaro, avremmo potuto parlare moltissimo di più, ma non sarebbe mai bastato e si rischia che diventa troppo cibo per la mente. In quella stessa notte nella quale vi sto raccontando, Fabio, il mio maestro, mi disse anche un'altra cosa. Uno, che quel salto accade grazie al dubbio e due, che il dubbio conduce a una cosa molto potente e mi disse, ti ricorda qualcosa? Rinunciare a se stessi. E abbiamo questa immagine di Luca 9:22. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso. Che la prima cosa che dici è come? Io ho migliorato me stesso. Ho aperto i chakra. Ho chiarito la mia infanzia. So 22 anni che faccio le costellazioni familiari. Faccio yoga tutti i giorni. Mangio bene. Penso positivo. Come rinuncio? Ci ho investito tutto a migliorare me stesso. Come rinuncio? No. Tu non sei un maestro vero. Perché un maestro vero direbbe: perseguirmi, migliora te stesso. Stai seguendo? Stai seguendo davvero? Ebbene, io parlo spesso di quanto la crescita personale sia buona all'inizio, poi basta, poi diventa una trappola. E vi ricordo che è buono migliorare se stessi fin quando poi quel se stessi cade e saltiamo oltre la persona e non passiamo tutta la vita o addirittura le vite a far crescere la persona. Come mai il maestro dei maestri dice di rinunciare a se stessi? Per favore, se non sei un vestito su una sedia, poniti questa domanda. Ma un maestro vero non dovrebbe dirmi che per seguirlo devo migliorare me stesso, devo crescere, devo superare le paure. Lo ripeto, devo aprire chakra, devo questo, devo quello, devo cambiare il modo in cui mangio. E tutte le cose buone quando sei alle elementari, oggi amate dalla New Age. Ma questo sarà che si è sbagliato lui. Eh? Perché dopo che mi sono migliorato tanto, a me mica mi piace tanto rinunciare a quella io che è così carino, migliorato, diventato bellino, c'ha l'aura carina. Com'è possibile questo? E guardate la frase successiva. Se qualcuno vuole seguirmi, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ok, qua c'è un rifuso, scusate. Quindi Gesù dice che per prendere la propria croce bisogna rinunciare prima a se stessi. Allora io dico, primo, mi chiedi di rinunciare a me stesso. Mi piace più il maestro mio di yoga, che mi dice che devo aprire i chakra, devo migliorarmi. Devo cambiare il colore della mia aura, devo fare tutte le cose per migliorarmi, non di rinunciare a me stesso. Ma poi io per seguire un vero maestro devo rinunciare alla croce, mica la voglio prendere.
Ecco perché il mio maestro di yoga è più grande di te, con sti capelli, sto 2000 anni fa andavi bene. Un vero maestro mi chiederebbe di rinunciare alla croce e di tenere me stesso. Te stai sbagliando. Te sei sbagliato, perlomeno l'hanno scritti male sti Vangeli. L'evangelista aveva bevuto un goccetto, perché nella messa si beve, ha bevuto, e ha fatto il contrario, no? Prendi te stesso e rinuncia alla croce. Questo dice la New Age, questo dice il maestro mio di yoga. Che devi essere leggero, non devi avere più croci e devi essere tutto migliorato, tutto cresciuto. Poi non si sa quanto, fino a quanto, perché puoi crescere all'infinito. Te sei sbagliato, vedi? È un insegnamento antico, non è più adatta oggi, vero? L'ego dice esattamente questo. Noi siamo forse oggi un pelo più pronti ad aprirci a insegnamenti di questa portata, forse un pelo. 2000 anni fa le persone che vagamente intuivano queste parole erano rarissime. Ma ancora oggi la gran parte della gente è perduta dietro a migliorare se stesso, non a rinunciare a se stesso, e a cercare di scacciare tutte queste cazzo di croci, che non vanno bene, perché io sono positivo e Dio mi vuole felice. Capisci? Che queste parole, secondo il mio maestro Fabio, sono le parole che permettono quel salto dalla croce, dalla piramide di pietra alla piramide d'oro. E quindi vorrei interiorizzarle insieme e non dirvi quello che secondo me vogliono dire, il che sarà sempre limitato e sciocco e non ho la pretesa di poter spiegare io le parole di un maestro così elevato. Voglio piuttosto farci rivibrare dentro. E farvi vedere che per l'ego è esattamente il contrario. L'ego vuole tenere se stesso e migliorarlo affinché tutti lo vedano quanto sei migliore, quanto sei più bello, quanto sei più luminoso. E vuole allontanare tutte le croci, esattamente il contrario di quello che Gesù dice. Facciamo un passo indietro, torniamo alla slide per favore, Jack, di prima, e chiediamoci che cosa vuol dire per me rinunciare a me stesso? Abbiamo due pezzi di film, uno su un'ottava un po' bassa, un grande fraintendimento, non mi offendete, un grande minestrone New Age. Quale prima? Se ve la dovete prendere con qualcuno, Jack, Legolas, Davide, PG, non c'entra niente, declino ogni responsabilità. Quello che sai. È esatto. Sapere esattamente che cosa si desidera. Questa sicurezza della ricchezza consiste nel sapere esattamente che cosa si desidera e poi essere disposti a pagare il prezzo per ciò. Molti pensano che la ricchezza venga semplicemente avendo in mente l'impressione che si vivrà nell'abbondanza. Questo è veramente importante, ma non è tutto. Se guardate la parola attrazione, vedrete che le ultime 6 lettere dicono azione. Una delle mie parole preferite è soddisfazione. Noi tutti vogliamo avere soddisfazione. In latino satis significa abbastanza, quindi abbastanza azione. La soddisfazione, l'azione sufficiente, produce un risultato. Come sapete, ho avuto un grande successo con i libri della serie Brodo Caldo per l'anima. Tutti pensano come sei stato fortunato ad avere quella grande idea. Abbiamo usato la legge dell'attrazione. Abbiamo visualizzato e abbiamo fisso in ufficio dei poster che simulavano la classifica dei best seller con il nostro nome al numero 1. Abbiamo visualizzato le vetrine delle librerie piene di copie del Brodo Caldo per l'anima. Tutto questo si è realizzato, ma c'è una procedura da seguire. Prima chiedi, poi sii convinto che succederà e infine devi aprirti per ricevere quello che hai chiesto. Questi sono i 3 passi a cui io penso nella legge dell'attrazione. E la seconda parte, quella dell'essere convinti, consiste nel mettersi in azione. Se crederete che le vostre azioni daranno frutto, entrerete in azione. Quindi credere non significa semplicemente mettervi seduti a fare credo che posso diventare ricco, significa fare le cose che producono ricchezza. Questo sta troppo avanti, eh? Cioè, non... È palese che Gesù si sbaglia. È palese. Vero? Questo ci dice che la credere, se veramente credi una cosa, la attui e attiri tutto ciò che vuoi. E Gesù ci dice rinuncia a te stesso. Chi dei due sbaglia? Perché non possono andare insieme. Vero? Non puoi servire Dio e Mammona. Come mai la gran parte della gente che si ritiene spirituale crede ancora a queste stupidaggini e non ha una vaga intuizione di quello che i veri maestri dello spirito dicono? Perché?
Perché la gente è ancora così fissata su questa roba? È molto facile, perché ti darà il senso del controllo. Tu puoi far accadere quello che vuoi. Ah, yes, I like this. Rinuncia a te stesso. I beg your pardon? No, c'aveva i capelli lunghi, era un'altra epoca. Non è più attuale. Questa è esattamente come io preferisco migliorare me stesso e attirare tutto quello che il mio ego vuole. Poco importa che i desideri del mio ego siano legati a un condizionamento, poco importa che il Buddha diceva vai oltre i desideri. A me questa roba di credere molto a una cosa, visualizzarla, e che quindi poi accade, mi piace perché io voglio controllare. Io sono un maniaco del controllo. Se tu vedi questo, e va bene dedicarsi a questo, se c'è qui qualcuno che si dedica a quello, dedicatevi, tanto se ci andate dentro, prima o poi vi rompete le palle. Non potete attirare tutto, lasciate che le cose vengano a voi spontanee. Se credete veramente a questo, che vuol dire rinunciare a voi stessi? Non è forse rinunciare a tutto quello che l'io desidera, a tutto quello che io vorrei accadesse, a tutto il mio sforzo per cercare di far accadere quello che io voglio? O si sbaglia uno, o si sbaglia l'altro, o meglio, o si sbaglia uno, il grande maestro dei maestri, o si sbagliano le milioni di persone che ancora insegnano questa roba qua come dimensione spirituale, che non lo è, si chiama dimensione dell'ego. Se dovete mettere una bomba, Jack c'ha una macchina bianca, ricordate, colore della mia, non si può dire. Parcheggiata vicino alla tua. Ah, benissimo. Okay. Adesso vediamo, cari amici, un'altra ottava. Vi ricordo che la stessa spiritualità del supermercato da scuole elementari può servire a stancarvi e a farvi chiedere, ma questa c'è altro? E quindi la stessa spiritualità da supermercato, quando siete maturi, vi può servire a farvi accorgere che c'è altro, e quell'altro sono i veri maestri. Ma se non siete maturi, quella spiritualità diventa una trappola. Dovete visualizzare, dovete fare una fatica continua. Visualizzato il mio libro primo in classifica, poi ho visualizzato questo, poi quest'altro. Ma ti sei mai arreso? Risuonato mai in te le parole sia fatta la tua volontà, non la mia? No, voglio sempre che sia fatta la mia volontà, e tutta la mia energia va per attuare la mia volontà. Questo è quello che io chiamo continuamente, lo sapete, self-service. E Fabio, il mio amato maestro, diceva che il self-service non è neanche la piramide di pietra, non è neanche il quadrato di base, è solo il terreno. Non c'è ancora neanche il quadrato della piramide. Perché non si inizia a intuire, quando io metto la base quadrata, le fondamenta, le sto già facendo con l'idea di qualcosa che si protende verso l'alto. Sto mettendo le fondamenta anche pensando a ciò che sarà sopra le fondamenta. E quindi c'è che le stesse fondamenta, il quadrato, richiede già una vaga intuizione di andare oltre me stesso. Perché io sto facendo un fondamento quadrato, ma con l'idea di costruire qualcosa che vada verso l'alto, verso oltre il terreno. Stai seguendo? Ora guardate questo, mi permetto di dire, di tutt'altro livello. Ascolta Israele, il Signore è il Signore. Ferma un attimo, scusate, grazie tibetano per le luci. Allora, Zeffirelli presenta Barabba, questo signore che aveva il viso coperto perché è un po', diciamo, un delinquente, in maniera in sintonia con i Vangeli classici. Nei Vangeli apocrifi, se li conoscete, vi ricordo che la Chiesa non li ha mai negati, non li ha solo riconosciuti. Ma la Chiesa secondo me è stata molto pulita in questo, non ha mai detto è vietato i Vangeli apocrifi, semplicemente non li ha riconosciuti, ma non ha mai distrutto quei Vangeli, oggi, attualmente, e non ha mai neanche detto è vietato leggerli, eccetera. Ok? Quindi state attenti, non sparate a zero su tutto e su tutti. Nei Vangeli apocrifi Barabba è più un esoterico, è più uno che è convinto che si debba costruire un nuovo Israele e che quel nuovo Israele sia il nemico dei Romani. Barabba è uno che ha conoscenze
ebree esoteriche e che è convinto che deve radunare degli iniziati, ha già l'idea di chi siano gli iniziati, che siano contrari al governo di Roma. Ci sei? Non voglio dire che uno sia giusto e l'altro no, voglio semplicemente farvi vedere, che apre la mente, apre il cuore, che questa è la visione di alcuni Vangeli, e nei Vangeli apocrifi Barabba è più raffinato di questo qui. Okay? Potrebbe anche essere stato che Barabba è stata una somma di tutte e due, una sovrapposizione degli effetti, come si direbbe in fisica. Okay. Fermo un attimo, accendi un attimo la luce per favore, tibetano, grazie della pazienza. Notate, paragonate Barabba, che ha un nostro piccolo io, come direbbe la Madre Ballester, è un piccolo io che ha chiaro come le cose dovrebbero andare, un po' come il signore di prima che insegnava la legge dell'attrazione, vuole una cosa e la fai accadere. Barabba vuole una cosa, vuole un Israele nuovo, nuovo nel senso guerresco del termine, e vuole che i romani siano distrutti. Ok? Barabba ha chiaro quello che dovrebbe accadere. È uno che potrebbe benissimo stare nella legge dell'attrazione. Io lo voglio, io lo visualizzo, io lo creo. E se Gesù mi dà una mano, vinciamo in due. Ok? Uno dei problemi, anche questa cosa me la disse Fabio, e non so da che cosa attingesse, da quale sue conoscenze arcane esoteriche, mi disse che uno dei problemi che aveva Gesù era che la sua strada era stata preparata da Giovanni Battista. Io ve lo dico così, prendetelo semplicemente come una condivisione di qualcosa. E che Giovanni Battista, che aveva un cuore molto elevato, non era minimamente alle vette di Gesù. Gesù si trovò a aver avuto una strada preparata da qualcuno che era, permettetemi il termine, meno elevato di lui. Probabilmente Giovanni Battista sarebbe stato più in sintonia con la visione di Barabba. Ce l'aveva con i peccatori, ce l'aveva con quelli che sono le concubine, ricorderete tante storie e così. E quindi, avendo avuto una strada preparata da Giovanni Battista, ebbe dei vantaggi, ma ebbe anche dei limiti imposti da una coscienza sì elevata, ma non straordinaria come la sua. Giovanni Battista aveva una coscienza più elevata dell'uomo comune nella sua epoca, ma non aveva minimamente la coscienza di un Cristo. Questo avrebbe portato tanti, che Giovanni Battista avrebbe preparato alla venuta del Maestro, a essere pronti a impugnare le armi. Accadeva 2000 anni fa. Vi ricordate un anno fa la guerra tra vaccinati e non vaccinati? Lo sapete che questo Biggio è stato attaccato da molta gente perché non ha preso una posizione pro o contro. E secondo alcuni un maestro avrebbe dovuto dire quello che bisognava fare. Tanti mi hanno dato pesantemente contro e mi è anche dispiaciuto a livello personale, perché secondo loro uno doveva indicare chiaramente cosa fare e cosa non fare. E io ho risposto loro, vi siete mai chiesti che io sia a vantaggio del vaccino, personalmente mi sono vaccinato subito molto serenamente, o che io sia contro il vaccino se non ci sia qualcuno che è interessato affinché noi siamo uno contro l'altro? E non tanto che tu sei pro vaccino o contro il vaccino. Tu che mi attacchi, ti sei mai chiesto se non c'è qualcuno che semplicemente desidera la scusa essere contro il vaccino o pro vaccino
affinché noi ci dividiamo l'uno contro l'altro. Ti stai accorgendo che se io penso di aver ragione col vaccino, tu pensi di aver ragione senza vaccino, non è tanto importante quanto non farci la guerra e rispettarci a vicenda, ognuno come la vede, liberamente. Bene, queste stesse persone hanno detto assolutamente no, i maestri hanno preso posizione. Sì? È così? Guardate questo pezzo di Vangelo, ok? E ricordatevi che Barabba, che potrebbe essere anche quello iniziato a delle tradizioni esoteriche, come vi dicevano i Vangeli esoterici, è qualcuno che vuole coinvolgere Gesù nella sua lotta ed è qualcuno che ha deciso quello che deve accadere e che addirittura i profeti del passato, incluso Giovanni Battista, avevano detto che il Messia avrebbe fatto. Dicevano che il Messia avrebbe liberato l'uomo, ma lo intesero non come una liberazione spirituale, un'illuminazione, un contatto con Dio, ma una liberazione politica, diciamo secolare, legata a un periodo storico. Okay? Gesù, da essere di Dio quale è stato, non intendeva minimamente questo, altrimenti non avrebbe guarito il servo del romano e gli avrebbe detto pussa via brutta Bertuccia, vero? E invece non solo non gli ha detto pussa via brutta Bertuccia, ma addirittura ha scioccato gli ebrei presenti dicendo nessuno di voi ho visto la fede di questo ateo, tra virgolette. Quindi in quel tratto, l'abbiamo visto poco fa, spero stiate seguendo, non siate già troppo stanchi, Gesù parla di una fede che ha il romano, che prescinde dal credo religioso, che il romano non ha. Stai seguendo? Hai sentito? Se Gesù dice che quel romano ha una fede più alta di tutti gli ebrei intorno a lui, è chiaro che Gesù non sta parlando di una fede legata a un credo, perché quel romano non aveva nessun credo. Però quel romano probabilmente aveva più dubbi di tutti quelli intorno a Gesù. Sia i dubbi su Roma, sia i dubbi sugli ebrei. Era un essere più aperto, semplicemente. E Gesù dice che aveva più fede di tutti quelli intorno a lui. Prendete il video che abbiamo visto prima. Azione, attrazione, soddisfazione. Gesù sta lì, si sta a far bagnetto. Barabba arriva e dice, ma che cazzo, ma è? Cioè, che fai qua? Dobbiamo agire, dobbiamo ammazzare umani, dobbiamo soddisfare, agire, attrarre. E Gesù sta lì, si sciacquetta. Che sta a fare? Fai qualcosa, tu sei un maestro, portaci ad agire, portaci a fare, soprattutto portaci a lottare. Okay? Notate che anche il linguaggio è bellissimo. In tutti questi pezzi di film, Zeffirelli ci disegna un Gesù che è sempre quieto. È bellissimo, notate la quiete che emana da questo grande attore, come è fantastica. Gesù sembra un gatto, avete presente un gatto che sta lì quieto, no? Non fa niente di che apparentemente, non sta lì a fare 5 milioni di cose, a organizzare tutti i gruppi esoterici, a che ora c'avevamo la meditazione con quelli dietro, con gli altri hai fatto gli esercizi dei chakra, no, Gesù è lì, tranquillo. Io scherzo, ma ve lo voglio far notare, dovete leggerlo anche così il Vangelo. Okay. Tenendo presente questo, guardate quest'ultimo pezzo, grazie di Betano. Amate i vostri nemici e perdonate coloro che vi sfruttano e vi perseguitano. Il giorno del perdono è arrivato. Perdonare Erode, perdonare i romani, perdonate tutti. Qui c'è il sottotitolo di Barabba, ma cazzo stai di maestro? Cioè, tutti i profeti prima di te hanno detto altro. Che stai di? Veramente? Ai tuoi occhi di vedere. La nuova Gerusalemme non sarà costruita sulla vendetta e sulla violenza. La saggezza di Dio riempirà la terra.
come l'acqua riempie il mare. Il lupo e l'agnello vivranno insieme in pace. Non vi saranno più delitti né ingiustizie. E la voce del pianto non sarà udita mai più. Mentre aspettiamo che quel giorno arrivi, al popolo non resta che morire e lamentarsi. Guarda, se tu vuoi seguirmi, devi credere in me. Sono venuto per prendere su di me l'ingiustizia del mondo. Chi vuole seguirmi deve fare come me. No. Brava. Allora, vi facciamo vedere questo pezzo di film bellissimo. È bello il tratto del Vangelo, ma è anche bello il film, perché puoi accendere la luce. Grazie. Perché si vede che Barabba viene proprio invitato a rinunciare a se stesso, rinunciare a tutte le idee che aveva sul giusto, su quello che doveva accadere, su chi erano i bravi e chi erano i cattivi. Barabba sembra sentire questo, ma sembra non essere pronto. Non vuole rinunciare a tutto quello che gli hanno detto i suoi genitori, la sua tradizione, il suo gruppo esoterico, la sua scuola. Non è pronto a una scuola. Barabba ha un sistema di credo che crede essere il migliore. Barabba crede che Dio è un popolo eletto, che Dio preferisce un popolo e che Dio odi i romani, come se i romani fossero usciti da un altro Dio. Barabba ha la testa piena di idee, esattamente come noi. E non è pronto a rinunciare a se stesso, anche se ha avuto davanti il maestro più elevato mai apparso sulla terra. Non è stato pronto a coglierlo e probabilmente Barabba, in un certo momento, l'ha addirittura odiato. Eppure aveva davanti l'essere di luce più straordinario. Ma Barabba in dei momenti ha odiato Gesù, perché gli stava distruggendo tutte le cose che per Barabba erano più sacre. Se puoi vederlo, Barabba è stato in un processo di aggiungere via via conoscenze. Gesù lo invitava a un processo di disimparare, di togliere, di rinunciare a tutto quello, di rinunciare a tutta la sua idea di giusto, di cattivi, di guerra santa, di noi contro loro. Ed è bravo anche l'attore che fa Barabba, avete visto, fa il viso come... no, col sottotitolo io scherzo, no? Però con leggerezza, entrateci dentro. Vedendo questo pezzo di film, come posso percepire io l'invito mio a me, che è oltre il tempo, oltre le pagine di un credo? Se vuoi seguirmi, rinuncia a te stesso. Fabio mi disse che uno dei modi per facilitare quella rinuncia era concedersi qualsiasi dubbio e entrarci profondamente, perché l'essenza del dubbio sano, quello di cui abbiamo parlato, mette in dubbio noi stessi e non tanto gli altri. Il dubbio dell'intellettuale mette in dubbio gli altri, si sente forte quando gli altri sono meno forti di me a livello verbale, intellettuale, di qualsiasi cosa. Il dubbio sano mette invece in dubbio me stesso e può facilitare la rinuncia a me stesso. Cioè, come abbiamo detto prima, dubito del mio dubitare. E il mio dubitare è il mio ego, che dubita di tutto, ma tranne di se stesso, di cui invece è più che certo ed è sicurissimo. In quella notte Fabio mi disse che queste sono le basi per passare dal quadrato al triangolo. Andare dentro i dubbi e rinunciare a se stessi. Il dubbio avrebbe condotto, il sano dubbio, a rinunciare a noi stessi. Io non so insegnar bene, non so neanche spiegar bene, e non so dirti esattamente cosa questo voglia dire, e non credo sia possibile, perché per ognuno di noi può voler dire una cosa diversa. Quindi non sta a me dare delle formule, che sarebbe ancora quadrato. A me sta a dargli gli spunti e invitare quel nuovo ordine secolare
che viene portato sulla terra da persone che fanno dei click potenti e non fanno show su questo. E non che si presentano come grandi maestri e cambiatori del mondo, che spesso non è altro che show. Per cui ti chiedo, che cosa per te, anche voi laggiù, o anche voi laggiù davanti a uno schermo, che cosa per te, ora che senti queste parole, vuol dire rinunciare a te stesso? Lasciando cadere se stesso. Si è sentito un botto. Che cosa veramente per te è? È possibile che le parole di un maestro antico siano più capaci di farci vibrare oggi di 2000 anni fa, anche se fisicamente non è più qui? Perché siamo ora più pronti se dedichiamo delle energie, del tempo, il cuore, la nostra attenzione veramente a interiorizzare e a meditare questi insegnamenti tra i più elevati mai apparsi sulla Terra. Tutti gli insegnamenti sono mirati a migliorare te, ma Gesù parla di rinunciare a te, altrimenti non puoi seguirmi. C'è un lato di me, un piccolo io Barabba in me, posso riconoscerlo. Penso che l'epoca del Covid ci sia servita per riconoscerlo, e non è sbagliata. Quell'io pronto a fare la guerra contro quelli Novax o contro quelli Vax è uguale. Comunque io ero pronto a combattere, io ero pronto a sentire il giusto era questo, quelli erano i cattivi. Oppure nella guerra che è in corso, quelli sono i giusti, quelli sono i cattivi. Ci sarà sempre qualcosa che tende a farmi schierare, a farmi ingrandire, a farmi sentire quanto io sono giusto. E poi arriva il maestro dei maestri, se vuoi seguirmi, rinuncia a te stesso. Per te cosa vuol dire? Non te lo può spiegare uno con un microfono e uno in un video. Lo devi far risuonare dentro di te, camminando in silenzio, ponendoti domande profonde. Per te la parola rinuncia a te stesso, oggi, ora, cosa vuole dire? Cosa ti dice? Cosa ti fa vibrare dentro? Per favore, alzatevi e mettetevi con una persona. Vi tratteniamo un'ultima parte, l'ultimo pezzo che vogliamo invitarvi a meditare. Allora, già che tutto questo è molto denso, vogliamo invitarvi adesso a una breve meditazione, per chi ha voglia di farla, e la parte finale che volevamo proporvi la faremo una prossima volta. Non lo facciamo per tirarcela, ma perché semplicemente pensiamo che tutto questo è talmente denso e ha bisogno, diciamo, di lavorarci dentro, che mettendo troppa legna nel fuoco si rischia di spegnere il fuoco anziché di farlo ardere. Quindi, prima di una meditazione breve, vorrei leggere un pezzo del bellissimo testo di Nisargadatta, Io sono quello, e prima vi dico che il prossimo incontro qui sarà a giugno, l'11 giugno, e sarà un incontro un po' particolare perché in una parte offriremo una parte ancora su questi insegnamenti e in un'altra, per chi vorrà, tornando a vecchie glorie del passato, faremo una meditazione dinamica con la musica dal vivo. Una meditazione dinamica che richiede una benda sugli occhi, un po' nello stile di Gurdjieff, un po' nello stile di Osho e un po' nello stile della scuola non scuola, alla quale potrete partecipare o andare via prima, liberamente. Rimarremo in 6 nella meditazione dinamica, ma va bene. Però credo che sia una cosa molto buona. Vi invito l'11 giugno a informarvi sulla meditazione dinamica, perché è una meditazione dove proprio ci si muove, non si fa la maratona di New York, no? Però ci si muove, e un po' anche nello stile che usava il grande Osho, si usa una dinamicità per aiutare a staccarsi dai pensieri, si cade poi giù in un silenzio che spesso è una vera benedizione profonda. Però nella prima parte ritoccheremo anche gli insegnamenti di Gesù e li affiancheremo probabilmente o alla Bhagavad Gita, testo che amiamo molto, o ai Sutra del Buddha, che anche amiamo molto. Per ultimo vi informo che il 21 maggio le nostre guide faranno una giornata di meditazione a Roma, Cagliari, Assisi, Siracusa, Bologna, Salerno, Ancona, Ancona,
e Verona. E sono molto felice di queste cose che offrono in giro per l'Italia e spero che vogliano farle, se non muoiono prima di ogni un paio di mesi, ogni mese, mese e mezzo, due mesi, e ogni tanto di un giorno, ogni tanto di due giorni. Per ultimo vi ricordo che il 28 maggio saremo con tutti diversi amici da scuola a scuola a Bari, benissimo, quindi pugliesi preoccupatevi. Questo testo è molto potente, grazie, e ovviamente ha a che fare con le parole del Vangelo, grazie, che abbiamo interiorizzato e alle quali stasera pensiamo sia bene fermarci. Abbiamo visto la rinuncia a noi stessi, che l'ego intende al contrario, mi tengo il me stesso sempre più figo e rinuncio alla croce. Okay? Sulla croce torneremo, il prossimo incontro, vedendo anche un bellissimo pezzo del film di Batman, ma che forse stasera è troppo, e pensiamo che le parole di Nisargadatta possano aiutare a quei click interiori che portino a intuire cosa sia per me, e non per chi magari è seduto a fianco a me, la rinuncia a quel me stesso al quale siamo così tanto attaccati e che ci tiene alla base quadrata nel migliore dei casi e non permette di costruirvi sopra il triangolo, simbolicamente parlando, e non prendendo neanche troppo sul serio l'esoterismo, ma semplicemente usandolo. Quanti gradi sono? Uno. Vabbè. Alza con l'occhiale di Jack, benissimo. Siamo a pagina 380 e leggo una domanda che fanno a Nisargadatta e ne leggo solo una parte. Il visitatore chiede: non ho il diritto di aspettarmi l'assoluta perfezione dentro e fuori di me? Allora, la risposta è graduale e per favore ascoltatela con attenzione e interiorizzatela. Nisargadatta: dentro sì, ma la perfezione esterna dipende dalle circostanze, dalle condizioni personali e sociali del corpo e da mille altri fattori, ed è passeggera. Visitatore: mi avevano detto di cercare un maestro, così avrei potuto imparare da lui come realizzarmi. E tu adesso mi dici che l'intero approccio è un'illusione. Sei vivo? Non sei un vestito su una sedia, vero? Nisargadatta sta invitando il visitatore a rinunciare a se stesso. Il visitatore vuole migliorare quel me stesso. Ci sei? Sono solo più confuso, Nisargadatta. Va bene essere confusi, è conseguenza del tuo totale fraintendimento della realtà. La tua mente è condizionata dall'abitudine di valutare e acquisire, vuoi sempre qualcosa in cambio, e non può ammettere che l'incomparabile e irraggiungibile aspettano te fuori dal tempo, nel tuo stesso cuore. Tutto ciò che devi fare è abbandonare te stesso. Mi ricordo che questo è Nisargadatta a Bombay, mi sembra, negli anni 40-50 del Novecento. Sembra che stiamo leggendo il Vangelo. Limitati a essere pronto, completamente nudo e vuoto, e non cercare di migliorarti. Domanda, la domanda cerca di essere profonda, se notate. Chi compie l'abbandono? Risposta, solo una parola col punto. Dio. Punto. Stai seguendo? A tanti piace più quello di prima. Ho visualizzato il libro in vetrina. E abbiamo visualizzato che era il primo in classifica. Abbiamo visualizzato che Jack era bello. Abbiamo fatto tutte queste cose e accadono i miracoli. Ma qui, cari amici, c'è la chiave, usando il linguaggio di oggi, di chi porterà un nuovo ordine su questo mondo. E non è quello che vi diranno i cospirazionisti, e non sono gli illuminati cosiddetti che manipolano, ma sono gli illuminati veri, che portano una coscienza più elevata nel mondo senza fare show e senza volere anche essere riconosciuti come maestri o esseri di luce, ma offrendo il loro servizio semplicemente come la vita chiede loro di fare. Per favore ascoltate attentamente. Dio, punto. A te sta solo riconoscere la necessità di abbandonarti, non sta a te fare quell'abbandono. Semplicemente non opporre resistenze,
Non ti attaccare all'individuo che credi di essere. Siccome ti prendi per un individuo, pensi che anche un maestro sia una persona, magari un po' diversa da te, magari un po' meglio, e magari con qualche potere, qualche siddhi. Puoi dire che egli è eternamente cosciente e felice, ma anche così sei lontano dall'esprimere l'esatta verità. Non dare retta alle definizioni e alle descrizioni, molla semplicemente tutto. Visitatore, e questo riguarda tantissimi di noi, se non mi dicono quale tecnica praticare o cosa devo fare, mi sento perso. Non mi stai aiutando. Mi sargadatta. E allora perditi, punto esclamativo. Finché ti senti sicuro e competente, la realtà rimarrà fuori della tua persona. Se non accetti la tua avventura interiore come un percorso di vita fine a mollare chi credi di essere, la sacra scoperta non ti accadrà. Ultima domanda. La scoperta di che? Del centro del tuo essere, che è libero da ogni direzione, da ogni desiderio, da ogni significato e da ogni volontà di far accadere qualcosa. Non essere niente, non conoscere nulla, non avere niente da dover difendere e considerare tuo. Questa è l'unica vita che valga la pena di vivere, l'unica felicità che valga la pena di scoprire e offrire al mondo.